Pink Holidays dal Wake Up Stage dell'ultima giornata della Let's Wave Love Festival. Siamo qui con Riccardo e Moraz. Ragazzi, ero mora prima del vostro show. Ci avete veramente svegliato tutto il Pionta e penso anche tutte le zone limitrofe. Bene, bene, abbiamo visto che la gente ha recepito bene, è stata una bella giornata, sì sì. Sì, poi col sole, questa sì. Musica, non capisco come mai vanno messo stamattina, però è una situazione stupenda comunque. Sì, diciamo che di prima mattina magari è un risveglio un po' brusco, però è un risveglio immediato. Non so se vi era mai capitato di suonare a quest'ora. A quest'ora no. Così presto mai. No. Qualche ora prima magari. Senti, ho letto una cosa interessantissima, che nel vostro album ci sono più batteristi. Come mai questa scelta? Perché quando abbiamo prodotto i pezzi, così, c'erano diverse tipologie di cose all'interno e volevamo che i batteristi dessero un loro approccio stilistico e quindi non eravamo interessati a un batterista bravo che eseguisse una parte, ma a un batterista bravo che avesse personalità soprattutto più che tecnica, e quindi abbiamo scelto tre persone che conosciamo molto bene, ottimi batteristi molto diversi tra loro, e hanno dato il loro apporto al disco. Quindi è un disco che insomma è uscito da poco. Come si chiama? Come sta andando il vostro tour italiano? Il disco si chiama 28 Minutes, e sta andando molto bene, stiamo suonando parecchio. Adesso siamo reduci di un weekend di concerti molto serrati, molto vicini fra loro. Difatti appunto è tre giorni che dormiamo molto poco. Abbiamo fatto 2600 km, quindi siamo... Di date ce ne sono ancora molte per l'estate, stiamo programmando anche un tour invernale, magari in Europa, dove riusciamo anche a muoverci meglio. E non possiamo avere di meglio, insomma, chiedere di più per il momento. Anche perché il vostro è un genere che magari è più apprezzato all'estero che in Italia, non lo so. Ma dipende, ultimamente anche in Italia comunque si sta muovendo bene l'elettronica e tutto. Noi abbiamo un approccio live che poi è un miscuglio tra l'elettronica, inserendo il batterista e una chitarra live, è molto più di impatto, no? Quindi la gente riconosce anche certi strumenti e probabilmente si avvicina di più al nostro suono, anche se è elettronico, prettamente elettronico. Faccio un'ultima domanda, sul palco c'era anche un ospite speciale, Ello Titti. Da chi è questo pazzo? Lui è il nostro coniglio di fiducia, è l'unico, perché io li abbiamo raccogliamo conigli in giro, li mangiamo, e questo qua era molto simpatico, abbiamo deciso di non mangiarlo e dargli da lavorare e così. Adottarlo. Sì, sì, sì. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.